Mister Pasqua è sinonimo di resurrezione. Il Toro oggi, almeno in classifica, è risorto. Per la prima volta il Toro è virtualmente salvo, non capitava da molte settimane. Allora il taumaturgo camolese ha funzionato. Ma ha funzionato la voglia dei ragazzi di non mollare fino alla fine e di continuare a crederci, anche se c'erano ovviamente delle difficoltà. Le prime erano date dall'ottima organizzazione del Catania, che è una squadra che non concede spazi, dove ci sono tanti giocatori giovani che corrono. E l'altro ovviamente da questa voglia assolutamente di lottarsele fino alla fine. Vi ha definito Bianchi alla vigilia un guerriero, in effetti ha segnato il gol che forse è stata la scintilla per la squadra, è sembrata forse un po' bloccata psicologicamente, poi dopo il gol di Bianchi ha avuto anche la forza di reagire dopo il pareggio del Catania, forse è lo spirito, no? La cosa che più ti ha entusiasmato oggi la tua squadra. Ma io sai, con questa storia della psicologia non vorrei che poi alla fine si dimenticasse che il calcio è fatto anche di tante altre cose, soprattutto di altre cose. Certo, era difficile pensare di fare una gara a 90 minuti all'attacco come ci chiedevano tutti, perché siamo a 7 domeniche dalla fine, con tanti giocatori che si portano dietro i loro problemi personali e le fatiche, le difficoltà di una stagione. Quindi non è difficile chiedere di più a quanto hanno fatto questi ragazzi oggi. Io dovrò cercare di gestire al meglio questi giocatori e loro dovranno darmi tutto ogni qualvolta che io li chiamerò in causa, fosse anche per un solo minuto. Ivano, una partita sofferta però di quelle insomma che possono essere la svolta della stagione, perché avete vinto voi e non perso tutte le altre, virtualmente siete salvi, non capitava da tanto tempo, questa è davvero la partita della svolta allora? Ma no, è una partita che ci ha aiutato a scavalcare il Bologna, oggi tutte hanno perso, quindi una vittoria che vale doppio, però mancano ancora 7 partite, il calendario è molto difficile, quindi dobbiamo stare con i piedi per terra, sicuramente questa vittoria però ci dà il morale per lavorare meglio e avere più convinzione dei nostri mezzi. È stata una vittoria sofferta e alla fine è ancora più bella che è venuta così, dai. Dal punto di vista tuo personale c'è un luogo comune nel calcio, per cui quando non si gioca da tanto tempo la prima partita si fa bene, la seconda un po' meno bene. Invece tu hai fatto bene, anzi benissimo anche la seconda, quindi ormai hai trovato la piena convivenza col campo e col pallone. Ah, sono contento perché anch'io mi sono sempre allenato bene, però poi la verifica si fa la domenica sul campo e quindi oggi è andata bene anche grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato, perché poi quando si gioca bene tutti quanti. È una partita difficile, diciamo che ho fatto 2 partite consecutive dopo 2 anni e posso essere soddisfatto di questo qua, sono contento personalmente. Una cosa forse l'immagine più significativa della giornata, dopo il gol di Natali, quell'abbraccio, quella piramide umana che avete fatta su Natali, il pubblico che è tornato veramente a urlare, a entusiasmarsi, ecco, questa può essere anche dal punto di vista del feeling col pubblico, la partita insomma che fa in modo che il pubblico sarà sempre numeroso nelle ultime 3 partite e vi può trascinare anche lui alla salvezza. Ma il pubblico dobbiamo solo ringraziarlo perché ha sempre dato una mano anche quando le cose non andavano bene. Quindi non possiamo rimproverargli niente, anzi, quindi ringraziamo di averli fatti felici oggi e speriamo che di farli felici in futuro e loro che ci diano una mano per queste partite in casa e anche quelle in trasferta, che mancano 7 partite, quindi dobbiamo stare sempre tutti uniti per questo finale di stagione, per il Torino. Ti faccio fare gli auguri di buona Pasqua ai tifosi del Toro. Buona Pasqua a tutti e niente, buona Pasqua.